Ricorda il gruppo Karma, qual è la caratteristica che lo rende tuttora unico? È l'unico elemento che ha suscitato l'interesse del pubblico per questo sfortunato drone, il gimbal staccabile utilizzabile a mano. Fu innovativo in questo e molto apprezzato. Per il resto nulla di notevole però, ed è finito male. La premessa è d'obbligo perché qualche giorno fa ho parlato della foto che è circolata sul Mavic 2. Trovi qui il video. Osserviamola meglio perché alcuni elementi non li avevo proprio guardati, interessato come ero al Mavic. Il primo, nell'angolo in basso a sinistra, cosa vedi? È un gimbal a mano con impugnatura e forse display touch di controllo. Come accadeva con il Karma, all'impugnatura ci attacchi il gimbal del Mavic con la sua camera e ti fai le tue belle riprese a mano, peraltro con il sensore maggiorato di cui tanto si parla. Il risultato sarà l'unione di due strumenti straordinari in uno, drone e gimbal a mano collegabili alternativamente alla camera con sensore da 1 su 1.7 o un pollice di diagonale. I professionisti in mobilità ringraziano perché con l'ingombro di un drone potranno fare riprese stabili a mano in volo. Con lo zoom poi, se l'informazione è attendibile. E guarda un po' che razza di brevetto ha registrato DJI tempo fa. È proprio lui, il gimbal a mano per la camera del Mavic. Ora spostiamoci nell'angolo in alto a sinistra della foto. Io vedo la parte frontale di un veicolone su ruote tassellate. E che c'entra? Nulla apparentemente, ma non credo che chi ha scattato la foto con il Mavic possa essersi dimenticato sul tavolo un trattore per giocare nella sabbia. Mi sembra più probabile che sia un altro gadget di DJI. Ma cos'è? Io un'idea ce l'avrei, ti do un aiutino. Altro brevetto registrato. Ritrae un veicolo robotizzato brevettato a settembre 2017. Pensa che spettacolo! Poter disporre di un drone volante con camera dal sensore ampio che puoi staccare e posizionare su un'impugnatura per le riprese a mano, o che in alternativa puoi montare su un veicolo radiocomandato che può marciare a terra su superfici lisce ma anche sconnesse. Considerazione flash: da videomaker non professionista accantono per il momento l'idea di acquistare il pesante Ronin S, da solo pesa 1,8 kg. E voglio vedere come sarà questo super kit. Un gimbal piccolo e leggero ha dei notevoli vantaggi in quanto a usabilità quando te lo devi tenere in mano per parecchio tempo. C'è la possibilità che al prezzo di un drone ti possa portare a casa un velivolo con camera molto buona, accoppiabile a un gimbal a mano fantastico e perfino ad un veicolo terrestre radiocomandato. Un drone totale. Brava DJI, ora presentalo e consegnalo ai moltissimi che come me lo desiderano già ardentemente. Mamma mia, quanta luce c'è qua dentro!